Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Elettra. Come potete vedere qui di fronte a voi ho i rami di 2 anni, sia di limone 4 stagioni che l'ho preso della nonna Paola e sia del cedro, questo è il cedro piretto dell'Etna. E oggi siamo il 28 di maggio del 2023, questo è il momento migliore per andare a fare le tale. Ovviamente qui io mi trovo in sera, la sera è aperta come potete vedere, e non le fate subito le talee, le potete mettere nell'acqua come state vedendo ora. Queste le ho prese all'incirca 3 giorni fa e queste le ho prese ieri, perciò oggi me lo approfitto per fare il video. Qui ci sono all'incirca 20-21 gradi qui a Petare, Catania, provincia di Catania. In sera ovviamente arriva a 28-27, anche a 30. Stamattina c'era il sole e ora il sole se n'è andato e perciò la temperatura è scesa un pochettino, che porta sicuramente anche acqua. Va bene, come dicevo, vi faccio vedere io ora che cosa sto andando ad operare. Allora, io adopro queste bottiglie, queste qua, tocco ovviamente il tappo, taglio qua, io ottengo questi qua, questo, e questo qua è dove io poi la talea. Ovviamente ora poi vediamo tutto il procedimento, vi sto facendo spiegando che più lungo è la bottiglia e meglio è, praticamente più interata la facciamo la talea e meglio è, all'incirca anche 20-25 cm, potete adoperare anche così le bottiglie tagliate, ovviamente fate dei fori di sotto perché l'acqua scende, diciamo. Questi vasetti, state vedendo, questi sono piccolini, perciò sicuramente quando noi andiamo a interare si intera pochettino, perciò quando di più la interiamo è meglio è. Questi, insomma, questi sono da scattare, a meno che è un vaso un pochettino più lungo. E come dicevo, il periodo è questo qua, il primaverile, estate, anche se il periodo giusto è di giugno e luglio. Questo è il periodo giusto perché c'è la temperatura, diciamo, costante, che è sopra ai 20 gradi. Il periodo non è tanto importante, il periodo quando andiamo a fare diciamo le talee, non è il periodo, perché è la temperatura, non è il periodo, è la temperatura che hanno bisogno di radicare le talee. Se noi possiamo fare anche l'inverno, ovviamente le andiamo a mettere o in sera riscaldata, insomma, che garantiamo una certa temperatura da 18 ai 20 gradi, no, meno di 18 gradi, perché poi ci vuole più tempo a radicare. Però se noi abbiamo questa temperatura le possiamo fare, ripeto, non è il periodo per far radicare le talee, è la temperatura, perciò si possono fare in qualsiasi stagione, l'importante è che garantiamo, diciamo, questa temperatura per radicare le talee. Le talee sono usate degli agrumi soprattutto sia per limone e sia per cedro, altri tipi di talee di agrumi, insomma è un pochettino difficile a radicare, tipo il mandarino, l'arancio. Le talee non è tanto molto consigliabile perché vengono delle piante poco robuste e poco longeve, praticamente va che non ha poco apparato radicale. Il problema è per fare le talee è la soddisfazione di fare da un ramo, di creare, diciamo, una pianta. Uno con 7-8 euro la può comprare già direttamente, ovviamente qui in Sicilia costano di meno rispetto al resto d'Italia, però voglio dire, non è il problema uno per risparmiare, è per avere la soddisfazione di un rametto e noi creiamo una pianta. Io sono andato ad operare sempre, ripeto, terra del mio giardino insieme con il compost, diciamo, tutto stagionato. E la cosa importante che quando andiamo a fare le talee, che ora spiegherò più avanti, è la vaporizzazione. Importante, teniamo le talee sempre umide, in modo che la talea non viene disidratata, diciamo. Se abbiamo la possibilità di sigillare poi il taglio di sopra, con dei mastici è meglio, così la pianta ha meno evaporazione, diciamo. Ora quando farò queste talee spiegherò altre cose. Iniziamo a fare le talee, come mi sono avvicinato così voi vedete meglio. Allora, come dicevo, io utilizzo queste bottiglie, li taglio qua, io ottenerò questo qua, state vedendo, questo è ottimo. Così prendo questi qua, state vedendo che sono lunghi, all'incirca saranno quasi 25 cm. Noi la talea la facciamo fino a qua, perciò di più le facciamo rispetto al vaso
vedendo che differenza che c'è. Di più li andiamo ad interare e meglio è. E questi qua ora qua lo riempiamo poi pieno di acqua, che ora vedete, e questa qua le andiamo a mettere qua. Così facendo in sera l'acqua si riscalda, diciamo, e porta calore, e si anche che l'acqua evapora e tiene, diciamo, sempre umido il terreno, sia anche la talea. E questa qua, questo che io ho tolto di qui sopra, ho tagliato un pochettino di meno, in modo che questo qua entrasse qua, vedendo? Andiamo a coprire la talea. Così noi abbiamo di due bottiglie, abbiamo creato, diciamo, un effetto sera. Io ora vi faccio vedere. Allora, prima cosa da fare, lasciamo stare questi qua per ora, andiamo a prendere le talee. Per ora vi faccio vedere qualche talea che andrò a fare, che poi farò, inutile fare la stessa ripresa. Allora, prendiamo dei rami, questi di 2 anni, andiamo a togliere tutte le foglie. Guardate, lasciamo un pezzettino di picciolo, diciamo, no? Perché qua c'è la gemma, mi raccomando. Dobbiamo togliere tutte le foglie, perché così facendo noi stimoliamo la pianta, la talea, diciamo, a emettere, diciamo, i germogli per creare la fotosintesi. Anche se le possiamo, se le possiamo lasciare anche così, tagliando all'incirca metà, così. Tenendo così, anche se le possiamo tagliare così, ne lasciamo 2-3, però io le tolgo. Voi, se lo volete lasciare, qualcuno le lasciate. Ovviamente dobbiamo perdere la parte centrale, la parte centrale, che poi questi qua noi le andiamo a interare a parte, che poi vi farò vedere se vanno a radicare. Andiamo a prendere la parte centrale, così. Andiamo a tagliare all'incirca qua. Il taglio deve essere un pochettino inclinato, così, vedendo? E poi lasciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma, all'incirca 20-25 cm. Tagliamo così di sopra, vedendo? Un pochettino obliquo rispetto alla gemma. Il taglio deve essere di qua alla gemma, no, di qua, di qua. Ora io vi sto facendo vedere per ora come si fa la talea, che poi faccio gli altri, inutile che prolungo il video. Ora, così facendo, questo qua, state vedendo, questo di sopra, non sbagliamo, questa qua è la gemma di sopra. Vabbè, si distingue anche delle gemme che ci sono qua, che poi porteranno alle foglie. Ora il taglio, state vedendo il taglio, andiamo a inclinare, andiamo a fare un pochettino inclinato, in modo che, così, state vedendo? In modo che esponiamo, diciamo, di più il cambio del classico taglio, così. State vedendo che così è di meno, esponiamo di più. Insomma, se vuole, lo vuoi, lo potete fare più lungo e meglio, però sempre di sotto della gemma il taglio si deve fare, e lo andiamo a togliere così. State vedendo, così, esponiamo così si espone di più il cambio. Ora, se noi abbiamo la possibilità, di utilizzare del mastice, io qua c'ho del mastice, degli innesti, andiamo a emergere, diciamo, la punta di sopra, in modo che andiamo a chiudere, a sigillare, diciamo, la talea, che sì, almeno evaporazione, così. State vedendo? Questa è la talea all'incirca, più lunga è e meglio è. In modo, io faccio questi qua. Ora, che facciamo? Prendiamo questi vasi, questa per ora la mettiamo qua. Prendiamo questi qua, i vasi che io ho preso. Se voi potete mettere qualche pietra di sotto, che diciamo che la terra non scende così, ma non è importanza. Andiamo a riempire con della terra dal gettino, così, senza pressarla, mi raccomando, senza pressarla, così, senza pressarla, morbida morbida. Prendiamo la talea,
Questo qua serve d'appoggio, che ora vado a mettere l'acqua, state vedendo? Questo, prendiamo la talea, ovviamente la dobbiamo mettere in equilibrio, in modo che no, non si capovolge, diciamo. Questa è la parte di sopra, con delle gemme, andiamo a interare 2, 3, 4, 5, anche 6 gemme. Prendiamo la misura, anche qua, 7 gemme, quello sia. Prendiamo la misura e andiamo a mettere questo qua. Qua, allora, ripeto, io ormoni radicanti non li utilizzo. Ovviamente ce ne saranno in commercio sia gel sia in polvere, insomma ce ne saranno diversi tipi. Ovviamente sto parlando per gli ormoni radicanti, quelli senza libera vendita, diciamo, quella senza patentino. Io non ne utilizzo perché la radicazione secondo me è uguale alla radicale. Se uno non va a mettere, diciamo, l'ormone radicale, è uguale, a meno che utilizza ormoni radicali più specifici. Anche tutto ciò che io ce l'ho, ma non lo vado a utilizzare, perché secondo me, se uno sa il periodo, sa il periodo giusto, ci dà la giusta temperatura, secondo me ormone radicale non c'è di bisogno. Come dicevo, andiamo a interare così e lasciamo due gemme così, 1, 2 e 3, queste qua. E c'è questo qua già interato, senza pressarla. Ora andiamo a buttare un po' di acqua, come dicevo, qua, tanto per bagnarlo un pochettino, che ora scende. State vedendo come sta scendendo l'acqua? Andiamo a riempire così, in modo che ora dentro sera l'acqua diventa più calda, no? L'acqua diventa più calda, la mettiamo qua, guardate. Diventa più calda, anche se si butta un pochettino di qua, un pochettino così. State vedendo che bello. Ora l'acqua, ora il vaso piano piano assorbe l'acqua di sotto, perciò già c'è l'acqua, l'umidità, diciamo, è sempre costante. Importante che ora io non andrò a bagnare per ora perché c'è il mastice. Importante che andiamo a spruzzare più volte al giorno, che la talea è sempre umida, che mandiamo sempre la talea umida. Questa, la cosa importante delle talee è tenere la vaporizzazione sempre umida, spruzzare sempre l'acqua. Questa è la cosa importante della radicazione, tenere sempre le talee umide, spruzzare sempre, 2-3 volte anche al giorno. Ora ovviamente, ripeto, qui io mi trovo in sera, e perciò le lascio così. Poi potete mettere casomai anche della busta di plastica e la chiudete. Io ho queste qua, ho adoperato e faccio così, guardate. State vedendo? Con il tappo ovviamente chiuso. Ora di qua si crea un, diciamo, un clima, no? Un microclima, diciamo, un effetto sera. E tiene staccata la telecamera, scusate, perché ho dovuto cambiare anche posizione un pochettino indietro. Ad ogni modo, mettendola con questa, come dicevo, con questa, diciamo, bottiglia tagliata, con questa piccola campana, chiamiamo campana, andiamo a creare, diciamo, un clima che tiene umido, diciamo, la talea. Va bene. Allora, la cosa importante è sempre spruzzare l'acqua. Spruzzare sempre l'acqua, perché la talea non viene disidratata. E se abbiamo la possibilità di mettere in mastice di dettaglio, così la talea, diciamo, evapora, diciamo, di meno. Va bene, detto questo, ora faccio la talea da lei e poi vi spiegherò altre cose. Una volta completato tutte le talee, state vedendo, ne ho fatte 5 di cetro, che una qua ancora devo mettere questa piccola campana di plastica della bottiglia, e 5 di limone, 4 stagioni. E la rimanenza dei piccoli rami, che io non voglio buttare, li ho messi qua, state vedendo, così. Li ho messi in mastice, ora vediamo se vanno a buon fine, sempre con la stessa procedura di qua. Ovviamente, ripeto, io utilizzo sempre del mio orto, insieme compost, insomma, quello che ho, ovviamente tutto stagionato. Precedentemente l'avete visto, è uguale, come avete visto prima, lasciare sempre 3 gemme fuori. Se avete la possibilità, chiudete con i mastici, così la talea non viene disidratata, evapora, diciamo, di meno. Ovviamente l'acqua non inzuppiamo molto, io ho messo un pochettino di acqua, tanto per stabilirsi, diciamo, la superficie della tela di questa bottiglia. Ora l'acqua che c'è qua, noi qua lo dobbiamo tenere sempre piena l'acqua, in modo che l'acqua ora piano piano
se assorbe, la terra assorbe l'acqua, perciò c'è la giusta acqua e la giusta temperatura, diciamo, il giusto grado, diciamo, di umidità, diciamo, la darea. Ripeto, io no, però non sono andato a vaporizzare perché c'è il mastice, sto aspettando che si asciuga, poi più tardi, casomai, o domani, andrò a spruzzare. Quando più possibile, 2 o 3 volte, reagiamo sempre una volta o anche 2 volte al giorno, e poi copriamo, ovviamente. Ripeto, qui li sto mettendo in sera, la sera è aperta, come potete vedere le finestre. Se voi non avete la sera, la potete mettere anche fuori all'ombra, in modo tale che andiamo a coprire, diciamo, con della busta di plastica, il vasetto, le bottiglie, quello che volete fare, e le mettiamo all'ombra finché, sempre vaporizzandolo, lo stesso procedimento vale anche per fuori all'ombra, non a sole diretto. Ora aspettiamo e poi faremo vedere i risultati. Oggi siamo il 16 di giugno del 2023. Questi qua li ho fatti, erano il 28 di maggio del 2023, perciò sono trascorsi all'incirca 19 giorni quando li ho messi a dimora. Ovviamente le bottiglie, le mezze bottiglie, questi qua io la sera le metto e la mattina le tolgo per far aireggiare la talea. Ovviamente qui siamo sempre in sera, come potete vedere, sempre aperta. E oggi, dopo 19 giorni, guardate i germogli come stanno cominciando a germogliare. Ovviamente spruzziamo sempre quotidianamente l'acqua con gli spruzzino, tenerli sempre umidi. Sottovase devono essere sempre pieni, mettete sempre l'acqua, così piano piano la terra, piano piano il vaso con la terra assorbe e tiene la giusta umidità della terra. State vedendo che è sempre umida, più acqua qua non ce ne ho buttate, e piano piano stanno crescendo. State vedendo, questi sono i limoni 4 stagioni, questi qua 1 2 3 4 e 5, quello là è il cedro, il peretto cedro dell'Etna. Vedete come stanno crescendo, 1 2 germogli. Questo sembra che è secco, ma mi sembra che di sotto sta facendo qualche germoglio, poi si vedrà. Questo anche sta crescendo, questo anche di qua sta uscendo il germoglio, questo anche di qui sopra, state vedendo? Così ora quando escono le foglie comincia la fotosintesi clorofilliana, e piano piano che nutre, diciamo, nuovi elementi, che poi darà, scende di sotto nelle gemme, dove ovviamente dovrebbero crescere i germogli, invece crescono le radici. Vediamo. Ora, questo non vuol dire che la talea già ha attecchito, perché possibilmente sono i nutrimenti che sta dando, diciamo, il ramo, la talea, va? Ora aspettiamo, non lo so, aspettiamo che crescono, ovviamente. Poi di qua si dovrebbero vedere nelle bottiglie di plastica, si dovrebbero vedere poi qualche, le radici, vediamo poi in futuro. E questi qua sono quelli là che io avevo messo come scatti per non buttarle. State vedendo? Quelli anche, state vedendo qua c'è il germoglio che sta uscendo di sotto. State vedendo di sotto? Qua anche sta germogliando. Questa qua va bene. Ora aspettiamo un attimino, mi alzo. Ora vi faccio vedere che dobbiamo spruzzare sempre così, sempre tenendo sempre umido, in modo che le talee non vengono disidratate. Così, state vedendo? Oggi c'è il tempo un po' annuvolato, poi sembra che vuole piovere. Più tardi, casomai, se c'è un po' di freddo, ovviamente qui in sera la temperatura è costante, più di 20 gradi, casomai metto, diciamo, le bottiglie, le mezze bottiglie, e le copro. Vediamo. Ora aspettiamo, vediamo come va a finire. Fra un mese e mezzo, vediamo, farò. Casomai aspetto, farò un aggiornamento e farò
e concludo, diciamo, il video. Se vedo qualche radice, poi vediamo se vale la pena, diciamo, di concludere il video. Vediamo, prima debbono radicare. Aspettiamo un mese e mezzo, 2 mesi, vediamo se c'è novità in questi mesi. E sono trascorsi dall'ultimo aggiornamento 3 mesi e 13 giorni esatti. Oggi siamo il 29 di settembre del 2023. L'ultimo aggiornamento l'ho fatto che era il 16 di giugno del 2023, perciò sono trascorsi 3 mesi e 13 giorni, che quando ho fatto il primo aggiornamento stavano cominciando a germogliare, ovviamente erano in sera. Ora li ho messi qui fuori, questo il coperchio di sopra gliel'ho tolto. E niente, però le lascio stare qua perché qui la temperatura si aggira intorno. Oggi siamo 23 gradi, perciò 24, 22 gradi, anche di più, non lo so. Però insomma, c'è una temperatura buona. Poi quando sarà il momento che radicano di più, poi vediamo, o li metto in sera e le proteggo un po', diciamo, da freddo, anche qui freddo qui non è proprio eccessivo qui in Sicilia. Va bene, questa poi vediamo in secondo tempo. Come vi voglio fare vedere che qualcuna è seccata, e questa qua da cedro, state vedendo, sono due seccate e ce ne sono uno, due e tre. Solo che questi qua, come state vedendo, stanno andando avanti, queste del cedro, però come radici non ce ne state vedendo. Queste sono solamente le radici dell'erba che c'è di dentro. Come radici poco fa non li ho guardati, può darsi che c'è, solo che forse no, non si vede. Questa anche, e queste qua invece del limone 4 stagioni, che sono tutti quanti qua, che 1, 2, 3, ho visto delle radici. Ora vi faccio vedere, guardate, state vedendo, queste sono le radici, queste qua lunghe, le radici queste delle c'è l'erba, e queste sono le radici, state vedendo, del limone 4 stagioni. Vediamo, uno, metto piano piano, ovviamente il vaso deve essere sempre umido. Tenendo, qua ci sono altre due radici, queste qua lunghe, tenendo, metto qua, e questo qua mi sembra che c'è anche, vediamo, no, queste ancora non si vede niente. Passi sono, non si vede, sono un po' più nascoste, ce ne sono di meno, piano piano stanno uscendo. Qua ci sta facendo anche, diciamo, un bocciolo di zucchero, e queste sono anche, e niente, solo per ora zero questo qua. Ma questo, per essere così, significa che piano piano sta cominciando a radicare. Vedete, questi qua sono quelli scatti che io stavo buttando e li ho messi qua. Vedete, sono 1, 2, 3, 4, e questi due che ora piano piano può darsi che metteranno radici, però ancora sono verdi, non sono secche come questi qua. State vedendo, questi già sono morti, questi invece sono secchi. Per riposarsi piano piano, stanno andando avanti. Allora, io ho fatto questo aggiornamento. Ora io poi questi qua, ora, essendo che sono il vaso, questo qua di plastica è trasparente, perciò per il sole, ora poi li metto un po' di, diciamo, di plastica nera per oscurarla, un po' di carta, insomma. Ora faccio, poi quando sarà il momento che voi vedete, poi che le prendo, faccio il rinfaso, poi vi faccio vedere che cosa ho messo. Ora, o metto un po' di plastica nera o no, dei giornali, insomma, per oscurare, diciamo, la parte del vaso dove ci sono, dove si vede, diciamo, le radici, così loro stanno a buio come se fosse sottoterra. Va bene, allora io ho fatto questo aggiornamento e ora aspetto, vediamo, perché ancora non so quanto tempo ci vuole. Ovviamente se fa freddo poi le dobbiamo proteggere da freddo o da gelo, bisogna vedere in quale regione voi le fate. Io poi quando sarà il momento, poi adesso che li metto in sera, vediamo. Però le lascio stare qua fino a quando il tempo, diciamo, è buono. Va bene, poi ci vediamo ora quando sarà il momento che faccio vedere la radicazione completa, e poi adesso che farò anche un rinvaso, non lo so quanto tempo ci vuole. Va bene.
È arrivato il momento di andare a, diciamo, a rinfasare e vi faccio vedere la radicazione delle talee di limone 4 stagioni e il cedro Pireto dell'Etna. Io dall'ultimo aggiornamento, che era il 29 di settembre, vi ho fatto vedere, diciamo, la radicazione e oggi, dopo da quando li ho fatti, che era il 28 di maggio del 2023, a oggi siamo il 31 di gennaio del 2024, perciò sono trascorsi 8 mesi e 2 giorni. E ora vi farò vedere, diciamo, la radicazione e andrò a mettere in questi vasi. Io ho a disposizione per ora questi vasi, così la pianta qua ha voglia di crescere anche per 5 anni, per 4 anni può stare anche qua. Perché, ripeto, quando si va a fare una talea o una margotta, vengono piante meno robuste e poco vigorose, perciò, in base perché c'è la parata radicale che cresce piano piano, perciò ci vogliono anche 5-6 anni per formare una parata radicale come se fosse un selvatico, diciamo. Per questo motivo questa moltiplicazione tramite magotta o talea non viene applicata nei vivai, perché ci vuole molto tempo. Con il selvatico, ovviamente, in 2-3 anni già hanno piante già che possono vendere. Questa bisogna passare anche 5 anni perché si mantiene sempre bassa, ovviamente, nel vaso. Poi, ovviamente, in piena terra può crescere anche di più. Ma minimo ci vogliono 8 anni, minimo. Va bene, allora io vi faccio vedere, questo lo togliamo, vi faccio vedere la radicazione che c'è qua nei vasetti, che poi andrò a mettere nei vasi. Ora vi faccio vedere, andiamo a girare poco poco la terra, così mi sono avvicinato con la terra legata, ma se che voi potete vedere bene, piano piano così. L'importante è che non andiamo a rompere le radici. Io questo ve lo sto facendo vedere che qui nel vaso si hanno praticato. È un pochettino più lungo il video, però io vi voglio fare vedere, diciamo, la verità, che poi questi qua, basta che non rompiamo le radici, noi siamo a posto. Guardate le radici. Io vi sto facendo vedere la verità, inutile che vi faccio vedere le radici qua, guardate le radici. Dopo 8 mesi state vedendo la verità dei miei video. Ora questa qua per ora la mettiamo qua, qua c'è un'altra, guarda, tutta radicata. Queste erano quelle che io ho messo di lato, diciamo, i scatti. Piano piano, vedete, qua c'è la radice. Piano piano, senza, guardate tutto l'apparato radicale. Perciò ora questi sono misti, perciò non so quali sono il limone, guardate le radici. Ora questi io li andrò a mettere un pochettino sempre di terra qua e poi piano piano li vado a rinfasare sempre nei vasi, e come ho detto poco fa ci vuole molto tempo, diciamo, per formarsi l'apparato radicale. Per ora questi li metto così, tanto per tenerli. State vedendo, sono tutti radicati, guardate, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tutti radicati, guardate. Ora queste le metto qua un pochettino inclinate, metto un po' di terra, in modo che il sole, ora le sposto. Vedendo la verità, diciamo, dei miei video, che io faccio vedere alle persone quanto tempo ci vuole, se radicano davvero, e questo qua è il risultato. Allora questo qua per ora lo spostiamo, perché io, ripeto, vi ho fatto vedere solamente diciamo, la radicazione di quelle talee che ho scattato, invece le ho messe nel vaso e sono radicate. Qua due sono seccate, guardate. Questo è quello del cetro. Ci ho fatto segnale perché avevo segnato con il pennarello e il pennarello purtroppo è sbiadito tutto. Questi sono quelli secchi, perciò due non sono andate a buon fine. Poi ci sono queste qua del cedro Pireto dell'Etna, e queste qua sono delle talee, diciamo, del limone 4 stagioni, che le radici, diciamo, si vedono di più rispetto a cedro. Io poco fa l'ho guardato, si vedono, però sono più nascoste, invece questi sono più esterni. Guardate, ora ve li faccio vedere. Guardate, state vedendo?
Questi qua sono del limone 4 stagioni, invece questa qua del cetro, che io ho spiegato, poi ho messo la carta, ma perché il sole, sono più rientrate, diciamo, le ho viste, per esempio qua ce n'è una che è solamente per rientrata. Insomma, il limone, a dire in parole povere, il limone radica, diciamo, di più rispetto al cetro. Fa di più le radici. Guardate, ora io vi faccio vedere la radicazione del limone qua. Andrò a tagliare la bottiglia. Se il video è un pochettino più lungo, lo voglio fare io, perché mi sento però danneggiare, diciamo, le radici. Ok. Andiamo così piano piano e andiamo a capovolgere, diciamo, la bottiglia, così che esce qui con le radici, così piano piano. Piano piano, senza rompere le radici, guardate. Questo, come ho detto, che è il limone 4 stagioni. Guardate l'apparato radicale. Sta vedendo? Come hanno attecchito quelle là nel vaso, attecchito anche questo qua. Ora questo qua io lo sposto, ve ne faccio vedere un altro, poi io li vado a mettere nei vasi, ve ne faccio vedere anche un altro, per non farli tutti quanti. Andiamo a tagliare sempre la bottiglia, piano piano. Andiamo a rompere anche la bottiglia così, non è importante perché poi non ce ne va più uso. Andiamo piano piano a fissare, a toccare un pochettino qua. Andiamo a girare questo. Sto vedendo? Questo qua è un'altra macotta, guardate, che ha radicato. State vedendo? E questo è del limone 4 stagioni. Ora vi faccio vedere. La base è che voi non rompete le radici, queste qua le potete fare quando vuole. Ora vi faccio vedere qualcuno del prete. Andiamo a prendere questa qua. Vediamo quante radici c'ha. La pianta, per essere così, significa che ha radicato. Perché a quest'ora già era secca come quelle là. Che hanno 8 mesi, perciò le rendete conto. Certo, non saranno molti, però io penso che ci sarà la parte radicale. Vediamo. Stai vedendo? Guardate. Guardate le radici del cetro del peretto d'Aletta. Guardate che sono bellissime. Va bene. Allora, io ora questo, per non confonderla, la metto qua. Che c'è il vaso, l'ho tagliato così. E questo del cetro. Questa la mettiamo qua, la andiamo a interare. Come vi dico sempre, allora... le talee, diciamo, di limone radicano di più del cetro, e questo è uno stato di fatto, come potete vedere. Per ora io faccio questo del cetro, vi faccio vedere, diciamo, il terriccio che vado a utilizzare. Questo piano piano, vedo. Va bene. Allora, ora vado a mettere del terreno che ho qua io, diciamo, del compost. Gli agrumi hanno bisogno di un terreno di pH, diciamo, di 5,5 a un massimo 7, insomma quasi neutro, va, diciamo. Però noi, il mio terreno qua è un terreno, diciamo, neutro, non è né basico né alcalino e né acido. Ora noi, per fare un pochettino di terreno acido, diciamo, un po' acido, possiamo utilizzare sia i fondi del caffè per mantenerlo un pochino acido, e foglie, aghi di pino e foglie, così noi portiamo il terreno, diciamo, il terreno giusto per gli agrumi. Potete comprare anche un terreno già acidofilo, diciamo, quello là per gli agrumi, però io lo faccio così. Poi a base che gli mettete degli aghi, se il vostro terreno
pensate che è, diciamo, neutro, potete utilizzare per andare a regolarizzarlo un pochettino acido. Possiamo utilizzare le aghi, gli aghi, i fondi di caffè, la cenere no, perché la cenere, diciamo, toglie l'acidità a terreno. Va bene, allora questo qua è un terreno, diciamo, ottimo per gli agrumi. Mi raccomando, il terreno deve essere, per gli agrumi deve essere un terreno drenante che non ristagna l'acqua, e tutto va bene, lo possiamo regolarizzare. Io purtroppo non c'ho, allora io sto andando per utilizzare questi vasi, sono vasi per ora da 24, per ora li vado a mettere qua perché non c'ho vasi un pochettino più piccolini, anche perché qua la pianta si mantiene anche per 3-4 anni, perché ripeto, la Dalea e la Magotta sono piante che vengono fuori meno vigorose e meno vengono fuori meno longeve, no? Crescono di meno e l'apparato radicale ci vuole di più per crescere. Ora andrò a prendere la Dalea del peretto dell'Etna, guardate, piano piano, così. Quelle nei vasi sono attaccate tutte quante, perciò siccome sono misti, perciò non so quali sono del cedro, perciò ora questo è da vedere quando cominciano a crescere. Ora andiamo a mettere così, piano piano, senza pressare, perché ancora ci sono le radici, piano piano. E qua la pianta, ora la mettiamo un pochettino, diciamo, all'ombra, in modo che la pianta si riprende, e poi la mettiamo in pieno sole. Ovviamente qui mi trovo io a 800 metri quasi sul livello del mare, perciò siamo un pochettino alti, diciamo il doppio di dove si possono piantare, diciamo, le piante di agrumi. Se qua è buono per le pere, ciliegie, susino, insomma tutte quelle piante che hanno bisogno un pochettino di freddo, di mele, questo qua. Ora andiamo a mettere un pochettino di acqua. E la facciamo ristagnare. Ripeto, il limone radica di più del cedro, perché il cedro ha bisogno più tempo, perciò per chi le vuole fare. Questa qua è, diciamo, la verità che vi ho fatto vedere. E, come dicevo, ora quelle là le vado a mettere sempre in questi vasi, che poi in futuro, quando crescono, fra un anno e mezzo, non lo so, farò qualche aggiornamento e vi faccio vedere, diciamo, da 8 e qualche 6 di quelli là che erano nel vaso, insomma, per quelle là che poi vanno avanti, vi faccio vedere un aggiornamento. Allora, dovete pensare che gli agrumi, a parte che hanno bisogno di un terreno, diciamo, un po' acido, gli agrumi sono piante, diciamo, delicate, che possono resistere a una temperatura estiva massimo di 40 gradi e quella invernale di 2 gradi. Però alla temperatura sotto lo zero, da 3-4 gradi, cominciano a perdere le foglie. E a meno 9 muoiono. Per questo motivo, se già siamo alti qui, insomma, la temperatura può scendere a 1 grado, a 2 gradi, insomma è raramente che scende proprio di sotto, raramente. Ad ogni modo, qui si devono un pochettino coprire con un tessuto o non tessuto, può stare anche senza protezione, però se noi la copriamo, diciamo, è meglio, insomma, la pianta resiste, va, diciamo. Ovviamente con il freddo poi la pianta a 1 grado, a 0 gradi, comincia a ingiallire, no? E perciò quello significa che la pianta sta combattendo con il freddo, e la dobbiamo coprire con tessuto o non tessuto, tanto per avere, non so, se non abbiamo un ricovero, che sono una sera, le possiamo mettere là, poi le giornate si riscaldano, si allungano e le possiamo mettere in pieno sole. Come vi dicevo, l'arancio, diciamo, a parte il freddo, l'arancio è più resistente al freddo del limone. Nell'Italia, diciamo, meridionale, anche qua del meridione, gli agrumi non si coltivano di sopra di 400 metri, perché, come vi ho detto io,
La maggior parte vengono coltivate al di sotto di 400 metri, perché di più si sale e più, diciamo, non è più il posto per gli agrumi. Come ho detto poco fa, io mi trovo a 800 metri e la pianta sopravvive, però la dobbiamo coprire, diciamo, quando fa quel freddo proprio che noi sappiamo che scende al di sotto di 0 gradi, andiamo a coprire con un tessuto, non tessuto, così, diciamo, dentro avrà qualche grado in più rispetto a fuori, a parte anche il gelo, la brina che non li cade di sopra, va, diciamo. Va bene, allora io vi ho fatto vedere tutti i risultati. Sono stati 8 mesi, 2 giorni a oggi. Le talee di limone sono quasi tutte attecchiti. Quello del cedro ha bisogno più tempo e ci vuole di più per radicare. Ovviamente sono stati in serra quando io li ho messi, diciamo, a dimora, che era a maggio. Ovviamente poi le giornate si sono alzate, le ho messe poi fuori finché quando il tempo permetteva. E poi, ovviamente, in autunno le ho rientrate di nuovo. Però la sera, insomma, la aprivo e la sera la chiudevo. Di sera la chiudevo le finestre e la porta, così tanto per mantenere quel grado, diciamo, in più rispetto a fuori. Va bene, allora io non voglio più prolungare il video, vi ho fatto vedere tutto, diciamo, gli aggiornamenti, i risultati, la radicazione, e questo qua è il risultato. Ora vado a mettere tutti questi qua in questi vasi, che ce n'ho qualche 8, e li vado a mettere un posto per ora che ci va meno di sole, in modo che si rianimano, va, per 2 o 3 giorni, e poi vengono messi, diciamo. Per ora, siccome ancora sono piccolini, le vado a mettere in sera, visto che ho la sera a disposizione, le vado a mettere in sera. E poi, quando ora le giornate si allungano, poi le metto fuori, la pianta comincia a crescere. Ora qua cresce di più perché piano piano si allarga l'apparato radicale. E speriamo fra 7-8 anni, da questa piantina, posso fare un video del cedro, del peletro e dell'Etna che io ho fatto l'anno scorso, ho messo a dimora l'anno scorso, a maggio del 2023. Va bene, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, per questo vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi, così quando faccio un video, un aggiornamento, sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, ci vediamo nei prossimi video, ciao e una buona giornata.